Salve amici telespettatori, benvenuti a questa nuova puntata della trasmissione Il Molisano. Come vedete siamo in aperta campagna, in un luogo incontaminato alle porte di Cerce Maggiore. Siamo in contrada Catrocca per conoscere una realtà aziendale molto particolare, artigianale e di assoluta qualità, e ovviamente per conoscere un prodotto di qualità. E oggi parliamo di birra. Sì, avete capito bene, di birra. Di solito si associa questo prodotto ad altre realtà territoriali, ad altre aree geografiche, però sappiamo tutti che anche in Italia si produce birra e birra di assoluta qualità, e qui siamo proprio a parlare di un prodotto artigianale, di un prodotto di assoluta qualità. La birra è una bevanda particolarmente amata, tra le più amate nel mondo, e si hanno testimonianze della birra sin dai tempi antichi, addirittura 3.500-3.000 anni prima della nascita di Cristo. Ci sono tracce della birra, si parla appunto della birra già nel codice di Hammurabi. Quindi parliamo della Mesopotamia, dei Sumeri, ma anche gli antichi Egizi bevevano birra che ricavavano dalla fermentazione dei cereali. I Romani ebbero contatti con la birra quando conquistarono la Gallia, e infatti noi associamo il consumo della birra con le realtà del nord Europa, dunque con la Germania, poi con l'Inghilterra, che con il Belgio. Ma questo non significa che non ci siano state tracce di produzione della birra anche nelle nostre realtà. Infatti le civiltà nuragiche della Sardegna pare producessero appunto della birra. La birra artigianale la si associa spesso al Medioevo, e dunque ai monaci che nei loro monasteri producevano questa birra molto particolare, molto gustosa, molto buona. Questo però non significa che non esistano oggi dei birrifici artigianali, ed esistono anche in Molise. E allora noi ne andiamo a scoprire uno molto particolare a Cerce Maggiore, la birra del Contado. Seguiteci. Siamo nell'azienda La Birra del Contado, siamo a stretto contatto con la natura, lontani dalla città, in un'azienda produttiva, un'azienda che produce birra e che lo fa dall'inizio alla fine, cioè raccoglie il prodotto, lo trasforma e si cura addirittura dell'etichettatura delle bottiglie. Allora noi conosciamo i tre soci che hanno dato vita alla Birra del Contado qui a Cerce Maggiore. E dunque salutiamo Bruno Testa, che è praticamente colui che si occupa della fermentazione del laboratorio, è un esperto in batteri e in fermenti, ed è un ricercatore anche dell'Unimol dove lavora. Salve, ciao. Buonasera. Poi abbiamo l'anima commerciale di questa attività artigianale, che è Antonio Ponte, ciao. E poi qui abbiamo Tommaso Giagnacovo, che è un viticoltore, un esperto di vini, che si è sempre occupato di vini e che nel suo carnet adesso ha anche la produzione della birra, può anche dire di essere un produttore di birra insieme ai suoi soci. Bruno è mastro birraio, ecco, ciao, salve. Bene, noi adesso con Tommaso e con Bruno ci vediamo più tardi, perché andiamo nei campi e poi andiamo nel laboratorio. Parliamo adesso invece con il nostro amico Antonio Ponte, che abbiamo detto essere l'anima commerciale di questa azienda, e ci racconta un po' come è nato tutto e come è organizzata questa azienda, appunto la Birra del Contado. Antonio, com'è nata questa avventura? Allora, premetto che noi, diciamo, abbiamo dei lavori diversi l'uno con l'altro, e non abbiamo sposato quest'idea, questo progetto, per il piacere di verificare tutta una serie di come dire, di possibilità di realizzare su un territorio come quello che è il Molise, eventualmente anche un'avventura sulla birra, perché ci sono le materie prime per poterla proporre e sviluppare. Chiaramente è nata dall'idea che i numeri, per esempio, nel consumo nazionale sono importantissimi, perché stiamo parlando di oltre 20 milioni di ettolitri in Italia di consumo.
E chiaramente il mondo dell'artigianale è nato da pochi anni, ma si è sviluppato di recente in modo sempre più aggressivo, tant'è che qualche anno fa i birrifici artigianali erano poco più di 200. Adesso siamo oltre 850 i produttori di birra artigianale. Questo perché c'è l'interesse a proporre sul micro territorio quello che la natura può offrire. Su questa falsariga abbiamo pensato di mettere insieme le nostre maestranze, chi come produttore, chi come agronomo e io dalla parte commerciale, e vedere di realizzare un qualcosa che negli anni possa dare anche soddisfazione a questo territorio qua. Perché proprio a Cerce Maggiore? Allora, l'idea è nata perché dall'incontro che abbiamo avuto io, Bruno e Tommaso, avevamo già una location abbastanza ideale per poter. Date le escursioni termiche che ci sono in queste zone, siamo oltre 700 metri di livello sul mare, diciamo che la natura non ha bisogno di essere come dire, portata avanti con supporto chimico, per cui molti prodotti che vengono utilizzati per la produzione della birra nascono in modo genuino, spontaneo, naturale. Quindi in più perché avevamo già la location, che ci serviva sufficientemente per poter fare un microbirrificio. Ecco, il vostro obiettivo è quello di valorizzare e di esportare il territorio. Sì, noi dobbiamo prima di tutto, dal punto di vista commerciale, farci conoscere a casa. Quindi questa è come attività commerciale la cosa fondamentale, perché se riesci a essere conosciuto sul tuo In territorio, in Molise. Molise, probabilmente avrai molte più opportunità anche di uscire fuori dal tuo territorio. E per fare questo abbiamo praticamente, con purtroppo 2 anni di lockdown, abbiamo messo a punto tutta una serie di, Bruno ha messo a punto tutta una serie di ricette che ci consentiranno di accelerare probabilmente i tempi prossimamente. Come è organizzata questa vostra azienda? Avete dei campi, avete un laboratorio, avete una struttura commerciale? Sì, Come siete? abbiamo una parte dei prodotti che sono nostri, perlomeno nostri, ci affidiamo a dei produttori locali, per esempio per il luppolo abbiamo un produttore qui di Cerce Maggiore che ci offre 4 tipi di luppoli diversi, noi li acquistiamo e li trasformiamo. Per quanto riguarda i frumenti abbiamo tutto il territorio molisano a disposizione perché diciamo che gli altri due soci hanno una conoscenza del territorio dalla parte agricola molto più profonda del sottoscritto che si occupa solo dell'aspetto commerciale. Ecco, l'aspetto commerciale, che esportazione avete di questa birra? Cioè, dove commercializzate la vostra birra? Che ricordiamo è molto differenziata, ma la conosceremo poi man mano nel nostro piccolo viaggio. Avevamo già iniziato a esportare a livello nazionale dei prodotti, soprattutto infusti. Poi purtroppo, siccome è un prodotto che è dedicato soprattutto al canale serale, quello goliardico, quello notturno, con 1 anno e mezzo, 2 anni di lockdown, abbiamo dovuto ricominciare da capo in buona sostanza. E quindi diciamo, stiamo ripartendo anche con la produzione e i mercati, ovviamente, ripeto, sono principalmente quelli locali. E poi abbiamo già dei clienti su Roma, Milano, Lussemburgo, insomma abbiamo già delle piccole realtà che hanno iniziato ad apprezzare i nostri prodotti. Bottiglie con delle etichette un po' particolari perché abbiamo deciso di dare spazio alla natura locale e quindi sulle etichette vengono raffigurati animali selvatici del posto. Per cui scopriamo la lince, il falco pellegrino, il cinghiale che non manca, la volpe, lo scoiattolo, il lupo. E quindi abbiamo voluto valorizzare un po' quello che è l'aspetto, territoriale, certo, sì, la fauna del la fauna territorio. del E poi ci sono territorio. questi fusti Questi fusti particolari particolari. ecosostenibili. Noi abbiamo, diciamo, scelto un tipo di fusto, un polycheg particolare, perché la nostra. Diciamo il nostro marketing locale da un'idea nata vuole rivolgersi a tutte quelle persone un po' più sensibili nei riguardi della natura. Che cosa facciamo? Proponiamo all'operatore la possibilità di restituirci il fusto vuoto e riutilizzarlo con una giusta sanificazione successiva.
e quindi la possibilità di rinfustarlo recuperando il contenitore stesso. In questo modo cercheremo di mettere meno plastica possibile sul Sicuramente. mercato e allo stesso tempo l'operatore riceverà un compenso perché rimborsiamo l'intero costo del contenitore. E con Tommaso Giagnacovo ci troviamo qui in Contrada Selva Franca. Siamo sempre a Cerce Maggiore e siamo in un campo sperimentale dove vedo il luppolo, che è uno dei prodotti fondamentali per poter fare la vostra birra artigianale. Ecco, subito ti chiedo quali sono i prodotti che servono per fare la birra, cioè qui nel campo, che cosa coltivate, cosa utilizzate? Beh, allora noi per fare la birra ci sono alcuni tipi di prodotti che è la base, che è l'acqua come materia prima, l'orzo che poi viene maltato per produrre la birra e il luppolo che servono per dare come alfa acidi la parte amara oppure anche la parte aromatica. Quindi questi sono i principali prodotti che servono per produrre la birra. Voi utilizzate anche dei cereali, il recupero di cereali antichi per fare la Sì, vostra noi birra. stiamo recuperando alcuni cereali, stiamo facendo delle prove anche con prodotti cereali non maltati, abbinando sempre a prodotti maltati, orzo maltato, per cercare di fare una birra molto particolare che è legata molto al territorio, come anche utilizzare farro, utilizzare Senatore Cappello o altri cereali che diciamo, stiamo cercando di recuperare, grazie anche a molti amici che coltivano per noi. Ecco, l'idea però è sempre quella di avere il territorio molisano come base, cioè dal territorio molisano voi prendete tutto quello che vi serve per realizzare la vostra birra. È un vostro progetto sperimentale, la valorizzazione del territorio, ma anche di tutto ciò che il territorio offre, anche in termini di manodopera, anche in termini di lavoro. Sì, allora il nostro progetto infatti è nato per cercare di sviluppare un territorio. Noi facciamo anche altro come mestiere, ma è legato dalla passione, dalla produzione di birra. Quindi il progetto è nato e si sta cercando di realizzare e sviluppare legato tutto quanto alla territorialità. Quindi quando uno deve sorseggiare un bicchiere di birra deve sorseggiare un territorio, deve sentire gli aromi di un territorio. Allora il nostro scopo qual è? Quello di, insieme ai nostri partner, di coltivare un luppolo locale autoctono, possibilmente molisano, di coltivare cereale locale, possibilmente autoctono molisano e utilizzare giustamente acqua molisana e se riusciamo a selezionare anche un ceppo di lievito nostro, tanto meglio, in modo tale di fare un ciclo produttivo a chilometro zero, completamente a chilometro zero, e in modo tale che in un futuro cerchiamo di creare occupazione sul nostro territorio, dove ognuno ha il suo compito, c'è chi fa il mastobirraio, chi fa l'area commerciale, chi fa la produzione di luppolo, chi fa la produzione di orzo e quant'altro. Quindi il nostro obiettivo realmente non è solamente produzione e commercializzare, ma il nostro obiettivo è quello di creare una rete di amici, io preferisco chiamare gli amici, per sviluppare un progetto territoriale e quindi anche occupazionale. Purtroppo il Covid ci ha rallentato moltissimo, come ha rallentato un po' tutti, non è solamente a noi. Quindi il nostro obiettivo è quello che stavo spiegando anche prima, la nostra idea è quella di trovare un luppolo autoctono proprio e rimoltiplicarlo, pulirlo al germoplasma e rimoltiplicarlo sulla zona proprio in Ed è Molise possibile. ed è possibile perché ci sono dei luppoli autoctoni molisani che si crescono spontaneamente sulla zona del Matese soprattutto, ma vicino ai fiumi. Dove già il mio socio insieme all'università è andato a selezionare, a recuperare un pochettino questi luppoli, Bruno Testa. Bruno Testa, e sta praticamente già provando insieme al laboratorio per vedere le caratteristiche di questo luppolo a livello di aroma, di alfa acide. Certamente la ricerca c'è bisogno di moltissimo tempo e c'è bisogno anche di moltissima economia, quindi c'è bisogno anche di finanziamenti per poter portare avanti. Allora si fanno piccoli passi e quindi già stiamo portando avanti questo tipo di progetto. E ci sono già dei bei riscontri e quindi noi vogliamo fare un prodotto 100% autoctono, non solo a chilometro zero, ma autoctono certificato in un futuro dove
per chi vuole bere una birra molisana deve essere una birra molisana, ma non solo sulla produzione, ma anche proprio di produzione di materia prima molisano, quindi un prodotto autoctono molisano. Ecco, in questo campo vedo che sta crescendo il luppolo. Sì. Voi di quanto luppolo e di quanto orzo, di quanti cereali avete bisogno per realizzare la vostra birra in un anno? Diciamo così, diciamo, se possiamo fare una stima. La stima è complicata perché varia moltissimo, sì. Non è semplice. Possiamo solo dire che comunque a pieno regime di media c'è bisogno di un bel quantitativo sia di luppolo che di orzo maltato, quindi parliamo per quintale di birra si parla da 200-300 grammi di media, poi dipende dal tipo di stile di ricetta e quant'altro, di luppolo, che è quello che alla fine è anche più oneroso, fino a, come orzo, dalle 70 agli 85 kg di orzo per quintale. Poi va in base al mercato, se sono aperti, se è periodo stagionale, se è periodo, periodo invernale, che magari si produce gennaio-febbraio, sono mesi un po' più morti a livello commerciale di birra. Però mediamente, diciamo, se uno produce 10-12 quintali di birra a settimana, uno basta che fa due conti e vede che c'ha bisogno di un buon quantitativo. Noi abbiamo già comunque in passato, dal 2018, piantato anche dell'orzo nella mia azienda, e stiamo provando anche quello, farci maltare per poter, facendo sia maltare che non maltare, per vedere che tipo di prodotto esce con quel tipo, con quella perché produzione. Non è soltanto questo il campo, ci sono diversi campi sono, da voi. Ci sono vari tipi di campi in varie zone diverse, perché la cosa interessante di ricerca realmente non è legato solamente al tipo di prodotto, quindi la cultivar in questo caso, ma la cultivar in varie zone. Quindi uno va a vedere praticamente la parte anche aromatica, sensoriale di questa cultivar, come evolve, come matura in varie zone del Molise, in varie altitudini del Molise. Così avremo delle corrispondenze con la parte aromatica anche della birra. E poi ci questo piace molto. Questo è sperimentale? Tutto sì, questo è sperimentale, ma abbiamo anche altri campi sperimentali, stiamo provando in varie zone. Poi noi collaboriamo, ci piace molto collaborare con tutti i partner, tra cui per esempio facciamo anche una produzione di birra alla canapa per un nostro carissimo amico che si chiama Molisemp, ha chiamato simpaticamente questo nostro amico, che sembra che piace molto. Lui c'è un'azienda agricola in un'altra zona, per esempio lui sta più sul Basso Molise come azienda agricola, produce canapa e ha inventato vari prodotti alla canapa, tra cui la birra, e sembra che lo sta portando in giro un po' tutta Italia e sta piacendo questa curiosità di birra alla canapa. Siamo appunto con Giovanni Zeoli nel suo campo sperimentale, dove c'è il luppo, campetto, il luppolo comunque, sì. Qui c'è il luppolo che voi poi dopo fornite all'azienda birra del Contado per fare la loro birra artigianale. Quali sono le caratteristiche di questo luppolo che tu produci qui? Verrà utilizzato anche da me personalmente perché ho un micro birrificio. Il luppolo vengono utilizzati i coni fiorali, ovviamente, che si raccolgono, diciamo, a fine agosto-settembre. Quindi quello è il prodotto che, diciamo, necessario e indispensabile per poter fare la birra, per aromatizzare e amaricare la birra. E questa varietà in particolare si chiama Cascade, una varietà americana. Ha una buona adattabilità al nostro clima e negli anni precedenti ha risposto veramente bene, cioè ha fatto delle ottime produzioni, 3-4 kg di frutto a pianta, e quindi va bene, quindi si adatta bene. Poi ci sono alcune altre varietà che quest'anno abbiamo tirato su solo due o tre, che sono, diciamo così, che hanno una risposta meno brillante, diciamo, però soddisfacente. Ecco, il terreno che caratteristiche deve avere? Cioè, è importante l'altitudine, questo tipo di altitudine, il terreno, l'acqua? Allora, il terreno si avvantaggia più di un terreno medio sciolto, il luppolo. Questo è un terreno, diciamo così, di medio impasto, però tendenzialmente pesante. Per quanto riguarda l'altitudine, il luppolo è una pianta che praticamente ha bisogno di accumulare delle ore di freddo nel periodo invernale, quando la pianta è in riposo vegetativo. Quindi se non c'è una certa quantità, diciamo così, di un accumulo di ore di freddo, non risponde bene poi. Quindi l'altitudine va bene,
perché qui siamo sui 700 e passa metri, quindi abbiamo dei periodi invernali abbastanza freddi, diciamo così, adeguati per questo tipo di coltivazione. Questa è una pianta che dura 20 anche 30 anni. Praticamente quando alla raccolta vengono recisi i tralci alla base e la pianta resta così fino alla primavera successiva quando escono i nuovi getti. E vengono allevate, poi i nuovi getti vengono selezionate 3, 4, anche 6 per pianta e quindi vengono tirati su e gli altri vengono tolti. E quindi viene raccolto poi, mi diceva, ad agosto? Fine agosto, settembre, quest'anno penso a metà settembre perché sta un po' indietro. Importante poi è la concimazione. Allora, per quanto riguarda le esigenze nutritive di questa pianta, nel periodo estivo, quindi di sviluppo nella crescita verticale, manifestano particolari esigenze nutritive, quindi il supporto in modo particolare di azoto e comunque anche di altri elementi nutritivi è importante, unitamente all'irrigazione. Possibilmente unire le due, diciamo così, pratiche agricole, cioè somministrare acqua e con fertile irrigazione, insomma, detto in parole in una sola parola. E questo sì, ogni 15 giorni ha bisogno di un intervento. E adesso torniamo all'azienda, torniamo al birrificio Birra del Contado, proprio per andare a conoscere, a vedere come si realizza la birra. Adesso siamo nel laboratorio con il dottor Bruno Testa. Ecco Bruno, qui si passa dal prodotto che arriva dal campo, quindi l'orzo, il luppolo, i cereali, diciamo, a quella che è la produzione della birra, come viene trasformato il prodotto del campo nel nettare, nel liquido. Partiamo sicuramente dal malto d'orzo, che è l'ingrediente principale, uno dei quattro ingredienti principali della birra. Il malto d'orzo praticamente viene macinato, terminata la fase di macinatura, arriviamo qui in laboratorio. Macinatura dove avviene? La macinatura sempre qui, con un mulino nostro. Maciniamo, cioè riduciamo le cariossidi, frantumiamo, non li rendiamo molto sottili tipo farina, cioè una via di mezzo, quindi tipo una granaglia, ok? E questo macinato serve appunto per produrre la birra, per estrarre, da cui vengono estratti gli zuccheri che i nostri lieviti poi andranno a fermentare. Terminata la fase di macinatura, arriviamo qui in laboratorio dove inizia tutto il processo produttivo. Partiamo dal primo tino, che è il tino di ammostamento. In questo tino ci sono all'interno delle pale, ok, all'interno del tino, viene aggiunta dell'acqua in quantità, a seconda anche della ricetta che andiamo a produrre, quindi in quantità nota, e viene miscelato l'acqua con il nostro malto d'orzo macinato e inizia la fase di mashing. La fase cosiddetta di mashing sarebbe l'ammostamento. L'ammostamento è fondamentale perché ci permette di estrarre gli zuccheri dal nostro malto d'orzo, che servono appunto per il processo fermentativo, altrimenti i lieviti non hanno la materia prima da fermentare. Ecco, voi utilizzate acqua, lo ribadiamo, molisana. Esatto, sì. L'acqua del Matese. Esatto, l'acqua del Matese, microbiologicamente pura. Di conseguenza è un'acqua che non ha né contaminazioni di origine microbiologica né neanche di origine chimica e anche se poi durante la fase di ammostamento e poi di bollitura, luppolatura, si raggiungono delle temperature alte in cui il prodotto viene sterilizzato, perché la cosa fondamentale nel nostro processo produttivo, essendo una birra artigianale, quindi non pastorizzata e neanche filtrata, cruda, esatto, c'è bisogno che la nostra materia prima sia pulita, sterile, cioè l'unico organismo che deve lavorare è il nostro lievito, altrimenti ci sono poi dei problematiche che ci trasciniamo sia in fase di prima fermentazione che in rifermentazione. Quindi non ci sono conservanti, non ci sono ossidanti, non ci sono stabilizzanti? Assolutamente nulla.
anche la chiarifica è fatta in maniera naturale, senza aggiunta di chiarificanti e neanche di stabilizzanti. Terminata la fase di ammostamento, in cui rispetto delle determinati tempi e temperature, passiamo praticamente attraverso l'ausilio di questa pompa, passiamo nel secondo tino, che sarebbe il tino di filtraggio delle trebbie. Ovvero noi abbiamo due parti, una parte solida e una parte liquida. Ok, la parte solida è rappresentata dalle trebbie, che sarebbe il malto macinato, bagnato, quindi inumidito di acqua, che è ancora ricco di zuccheri. Questo passaggio nel secondo tino ci serve appunto se c'è un filtro all'interno in acciaio, mi permette di far sì che la parte solida resti intrappolata nel tino di filtraggio e il mosto, la parte liquida, poi attraverso sempre l'ausilio della pompa mi ritorna nel primo tino, in cui avviene poi la bollitura, luppolatura. Qui avviene la cosiddetta amaricatura e aromatizzazione della birra, perché il luppolo è l'ingrediente che ci permette di dare amaro e aroma alla birra. I lieviti sono fondamentali, il lievito in quanto dal processo fermentativo, dal loro metabolismo, producono numerose sostanze che poi vanno ad arricchire, quindi i cosiddetti aromi di fermentazione, che danno le caratteristiche organolettiche finite al prodotto, quindi alla birra. Terminata la bollitura luppolatura, abbiamo un mosto molto caldo, caldissimo, siamo oltre i 100 gradi, no? Quindi bisogna abbattere la temperatura. Per adesso facciamo solo alte fermentazioni. Quindi abbattiamo la temperatura grazie allo scambiatore di calore a 20 gradi. Quindi il mosto che esce dal tino di bollitura luppolatura attraverso sempre la pompa entra nello scambiatore di calore, viene abbattuta la temperatura, quindi da 100 passiamo intorno a 20, 20 gradi mi va a finire il mosto all'interno del tino di fermentazione. Ci sono quelle 7-8 ore di lavoro intense. E poi si arriva qui. Per poi arrivare al nostro tino di fermentazione, in cui appunto il mosto abbattuto da 100 gradi a 20 gradi entra nel tino di fermentazione, in cui vengono poi inoculati i lieviti. La scelta del lievito viene fatta anche a seconda della tipologia di birra che noi vogliamo produrre. Infatti ho fatto una selezione di lieviti. Attualmente utilizziamo due ceppi commerciali, logicamente, perché ancora, ancora stiamo eseguendo una selezione di lieviti, perché il nostro obiettivo è quello di non solo utilizzare materia prima locale, ma bensì anche un altro ingrediente importantissimo, che è appunto il lievito, che vorremmo appunto noi isolare, identificare a maggior ragione un prodotto poi naturale, in cui non c'è null'altro che solo le quattro materie prime principali e non subisce altri trattamenti, altre aggiunte, è un prodotto quindi per la nostra salute benevolo, insomma. Allora vediamolo un po' questo. Sì. Allora, adesso attualmente nel nostro tino di fermentazione c'è un Indian Pale Ale, che è una delle nostre tipologie di birre che facciamo. Terminata la prima fermentazione, quindi in maturazione, vediamo proprio il prodotto come si presenta a livello visivo e olfattivo, perché terminata la prima fermentazione, come dicevo, essendo un prodotto artigianale, a noi avviene rifermentazione in bottiglia, quindi l'affinamento, ovvero la seconda fermentazione, avviene nel caso dei fusti in fusto, nel caso della bottiglia in bottiglia, per poi maturare ulteriormente lì e quindi il prodotto poi è pronto. Sprigiona sentori particolaristi. Sì. Allora, questo, come vi dicevo, è una delle nostre birre, delle nostre creazioni, una Indian Pale Ale, come vedete dal colore miele, arancio, diciamo così, no? Un arancio non molto intenso, un arancio chiaro. Questa è in prima fermentazione, come vedete non sono stati aggiunti chiarificanti, è già la birra limpida, come potete vedere, limpidissima. Eh sì, e poi c'è un odore molto particolare, sì. Anche con la mascherina riesco a percepirlo. Esatto, sì, si percepiscono delle note di caramello. Questo è dovuto grazie proprio ai malti, la scelta dei malti che abbiamo utilizzato per la produzione, nonché anche ai luppoli, come dicevo, che gli hanno dato la giusta sia amaricatura e anche il giusto aroma. Terminata la prima fermentazione, nel caso di queste Indian Pale Ale, a noi segue la prima fermentazione e quindi chiarifica, segue un'altra fase di dry hopping,
dry hopping, cioè vengono aggiunti altri luppoli a freddo, una luppolatura a freddo che serve per arricchire ancora di più di aromi di luppolo la birra, per poi essere chiarificata di nuovo e quindi infustata e imbottigliata. L'impiantino nostro è da 5 ettolitri, facciamo in media tra le 2 e 3 cotte a settimana, questo è il nostro... 15 ettolitri a settimana per un intero. Sì, 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 esatto. Di nuovo con Bruno, con Tommaso e con Antonio e adesso insomma questo sacrificio lo facciamo tra virgolette, ecco, assaggiamo la vostra birra, però prima di assaggiarla vedo che qui insomma ci sono le 5 birre che spiegano un po' la vostra azienda. Quali sono queste birre, Bruno? Allora sì, sono 4 tipologie. Iniziamo con una bionda, è una blonde ale in stile belga, 5% di alcol, si abbina molto facilmente con anche di facile bevuta, quindi si abbina bene con semplici antipasti, ma anche con un pacchettino di patatine, quindi è molto beverina. La seconda birra è una Indian Pale Ale, 5,5% di alcol, già questa è una birra un po' più strutturata, con un buon indice di amaro. Sono esaltate molto le note di luppolo e si abbina bene anche questa con sia antipasti, quindi sia carne bianca anche carni rosse e anche con formaggi, proprio perché la sua parte amaricante ripulisce la bocca e di conseguenza rende anche le pietanze più avvolgenti, danno anche più sapidità, ecco, ai nostri piatti. Poi vedo queste birre con un bel packaging, insomma, ben... Sì, questa è la nostra linea da ristorante e pizzeria, infatti l'etichetta avvolge la bottiglia, molto elegante, è elegante anche la birra al suo interno, è molto elegante. Abbiamo sia delle tipologie da ristorante e pizzeria, abbiamo sia la bianca, che sarebbe una Italian Vice, abbiamo la bionda e la blonde ale, che abbiamo sia nel formato 33 che 75, e poi qui abbiamo anche l'American Pale Ale. È un'altra variazione dell'India Pale Ale con delle caratteristiche organolettiche leggermente diverse. Anche qui sono esaltate molte le note di frutta tropicale, proprio per l'utilizzo di luppoli particolari. Si abbina benissimo questo con carne arrosto, formaggi, anche primi piatti. Quindi diciamo che è una birra da meditazione, ecco, più da meditazione e bisogna passeggiarsi proprio per dare anche una maggiore importanza a questa tipologia. Questa è la nostra blonde ale appena versata, colore giallo intenso tendente al dorato, schiuma compatta. Veniteci a trovare qui al nostro birrificio per un fresco assaggio. Intanto noi facciamo un test. Alla prossima puntata. Salute! Salute.